Altro appuntamento ieri sera con Adrano d'Estate 2023, la rassegna estiva organizzata dall'amministrazione comunale che si concluderà domenica 13 agosto. In Piazza Umberto è stata la volta di Sonic DJ all'anagrafe Simone Governali, DJ, produttore e musicista torinese che ha trasformato la centralissima Piazza Adranite in una piccola discoteca all'aperto sotto le stelle a ritmo di musica dance. Rapporto con la Sicilia? Il mio rapporto con la Sicilia? Mannaggia, direi più che buono, veniamo spesso, insomma, sono riuscito a portare questo progetto in Sicilia in diverse città come Ragusa, Taormina, insomma, già da qualche anno, quindi direi un buon rapporto, piacevole. Ecco, ti avvicini alla musica a 10 anni, ti chiedo perché, cosa ti ha fatto scattare questa scintilla per la musica? Mannaggia, sai più cose te di me, quindi 10 anni, sì, mi avvicino a 10 anni alla musica, in realtà insomma è stato un percorso abbastanza naturale, noi, insomma nella mia famiglia è sempre stata una cosa molto seguita la musica, in tutte le sue varie forme, sfaccettature e quant'altro, quindi in maniera molto naturale è nata questa cosa, senza nessun tipo di forzatura o nessun tipo di presa di posizione, ecco. Io sicuramente già da fine degli anni 90 ero appassionato di quello che era la musica dance, quindi anche perché negli anni 90 la dance nel mondo era targata Made in Italy, quindi insomma man mano insomma che si va avanti con gli anni mi sono avvicinato al mondo, ho iniziato a suonare uno strumento musicale, ho iniziato a suonare la batteria. Poi successivamente sono entrato in conservatorio a Torino, mi sono avvicinato al mondo della musica classica e dopo la musica classica insomma c'è stata un'altra trasformazione e si è arrivati a quello che vedete adesso. Supersonica ad oggi è un'azienda che è stata anche un format, perché insomma per vari anni ho collaborato con, in particolare con alcuni DJ di Radio 105 con i quali abbiamo creato un format, un contenitore musicale che si chiamava Supersonica, nella quale portavamo uno spettacolo in giro per le piazze italiane. Ad oggi invece Supersonica è un'azienda, e l'azienda che organizza i miei concerti appunto come artista, quindi insomma è formato da un team il quale mi segue e mi supporta nell'organizzazione di tutte le serate. Ecco, ma il mercato musicale, il mercato della musica, com'è cambiato negli ultimi 10-15 anni? Come riuscite ad addentrarvi in questo mercato completamente stravolto? Mannaggia, il mercato musicale è velocissimo, corre tantissimo, è cambiato e cambia di continuo e soprattutto sempre più velocemente. Quello che io cerco di fare è, insomma ci provo, è non correre dietro a un qualcosa, ma cercare di fare insomma quello che mi piace fare, cercare di fare buona musica, creare buona musica e soprattutto portarla live, perché poi è l'aspetto che io, a cui io sono più legato, mi piace insomma andare in tour, come si suol dire, ecco. Ecco, progetti per il futuro, la domanda è d'obbligo. Progetti del futuro tantissimi. Sicuramente per l'anno nuovo, insomma nella nuova stagione, stiamo cercando di portare questo progetto che si chiama Live In, che è nato proprio durante il periodo della quarantena, quando era tutto più difficile, ecco, portare questo progetto che utilizza la musica come strumento di comunicazione universale per valorizzare le meraviglie della nostra Italia nel mondo. Quindi siccome abbiamo già fatto tantissime città italiane, forse il prossimo obiettivo è riuscire a portare questo progetto anche oltreoceano e negli altri continenti.